Credo che noi sbaglieremmo giudizio se immaginassimo che quella che stiamo vivendo è soltanto una crisi finanziaria, se non riuscissimo a cogliere il passaggio d'epoca in cui ci troviamo a vivere. Quella che noi stiamo vivendo è una crisi di civiltà, è la fine di un mondo e non si vede ancora, francamente, la nascita di un mondo nuovo. È una crisi importante che riguarda gran parte del mondo occidentale, è una crisi del modello di sviluppo, ma persino una crisi dell'idea di convivenza. È la più grande crisi ambientale che si sia mai determinata. Quando gli scienziati dicono che siamo di fronte a una parola terribile come irreversibilità, ci sono delle perdite irreversibili, delle mutilazioni alla ricchezza della biodiversità, alla ricchezza dell'ecosfera, alla ricchezza del creato, diciamo così, delle mutilazioni che diventano irreversibili. Dobbiamo fermare questo treno, dobbiamo riflettere. Quando noi ci affacciamo su questo meraviglioso mare Mediterraneo, vediamo i segni della mutazione climatica, quella mutazione climatica che per esempio gli amici di Romney in questo momento dicono che è un'invenzione della sinistra. Quando noi misuriamo la temperatura del mare e dell'atmosfera e vediamo che il surriscaldamento globale sta compromettendo la vita del pianeta e ce ne accorgiamo perché di estate dobbiamo correre a spegnere gli incendi che stanno divorando il patrimonio boschivo della Spagna, come della Grecia, come dell'Italia, e d'inverno dobbiamo accorgerci che la pioggia rappresenta un pericolo mortale, non la puoi affrontare con l'ombrello, la devi affrontare con la protezione civile, perché piove su un territorio che subisce il fenomeno dell'erosione della costa, piove sulle montagne che sono state sventrate, piove sui fiumi che sono stati cementificati, e quando piove in Italia si attende sempre la tragedia. Dobbiamo chiederci, alla prossima pioggia, quella parte di Messina che è costruita sulla frana, dove magari ci sono ancora i baraccati del terremoto del 1907, che accadrà? Quando piove, bisogna chiedersi che ne sarà di quell'altro grande mondo che è la cosiddetta pianura padana, anch'essa bucata, stuprata dal ciclo del cemento. Insomma, noi siamo di fronte a una grande crisi ambientale. Guardate, noi possiamo dire noi del Mediterraneo, ma se guardiamo sotto di noi, molti dei migranti dell'Africa ormai vengono chiamati ecoprofughi, fuggono perché sta avanzando il deserto in Centrafrica, in Nord Africa, e sta arrivando da noi. Ma se voi poteste vedere qual è la condizione ambientale della Cina, è inquietante, è angosciante, e immaginare cosa sarà nei prossimi anni, dover fare i conti per quel regime con forse 100 milioni di malati gravi per malattie che sono il frutto dell'inquinamento industriale. Guardate, questo dovrebbe essere il primo argomento. Abbiamo vissuto in un modello di sviluppo per il quale la terra, il cielo e il mare erano considerati delle discariche, discariche di una capienza illimitata, a disposizione per qualunque forma di smaltimento. E abbiamo riempito il mare, la terra e il cielo di ogni sorta di veleni. E qui in Italia, più che altrove, abbiamo tardato a fare i conti con quei veleni. Qui ci siamo occupati, diciamo, molto poco degli effetti dell'amianto, degli effetti delle diossine, degli effetti dei furani o delle polveri sottili o del PM10. Ce ne siamo occupati molto poco. Se ne è occupata la magistratura, i racconti di cronaca nera. Ma la politica non si è fermata, per esempio, a ragionare di quanto è brutto morire di asbestosi, di quanto è terribile morire di mesotelioma pleurico
e di come certi cicli industriali si sono portati nella propria pancia la morte, la patologia e la morte, e la necessità quindi non di fuggire dall'industria, ma di fare all'industria quel restyling, quella ricostruzione ambientale, di vivere, diciamo, nei confronti dell'economia con una parola religiosa, conversione. Dobbiamo convertire gli apparati produttivi, è un'illusione, ma in Germania l'hanno fatto 40 anni fa, negli altri paesi l'hanno cominciato a fare molto tempo fa, noi siamo prigionieri di una politica miope che ha considerato inutile occuparsi di industria. Le classi dirigenti italiane hanno pensato, a destra ovviamente, ma qualche volta con qualche complicità a sinistra, hanno pensato che la politica industriale dovessero farla le imprese e il mercato e che lo Stato non dovesse ficcare il naso. Ma questo è un crimine. Noi siamo un paese importante, dobbiamo decidere quali sono gli apparati produttivi fondamentali, quelli che intendiamo difendere, che intendiamo rilanciare. È possibile che le classi dirigenti italiane balbettino di fronte all'arroganza di Sergio Marchionne e non siano in grado di imporre una discussione sul futuro dell'industria automobilistica? Lo dico. E vedi, caro Matteo Renzi, ti sei sbagliato, ma non perché Marchionne ha fatto pubblicità ingannevole, ti sei sbagliato perché non hai proprio colto il punto. Hai pensato che Marchionne fosse un cantore della modernità, ma come può uno che viene in Italia e dice facciamo i SUV essere immaginato come un cantore della modernità? La modernità in Italia significa discutere di come rilanciare il trasporto collettivo, il trasporto pubblico, di come portare le merci attraverso le autostrade del mare, attraverso la ferrovia. Io ho un'idea forse strana della modernità. Per me è moderno difendere i treni a lunga percorrenza e magari difendere i vagoni letto. Non è moderno bucare la montagna per fare l'alta velocità per una porzione limitata di italiani. Per me è moderno appunto dire che non è possibile che il 95% delle merci continuino a viaggiare su gomma, intasando le autostrade, inquinando, mentre bisognerebbe costruire il raccordo tra la ferrovia e quelle che si chiamano le autostrade del mare. Cioè la modernità per me è capire perché Marchionne chiude Irisbus, perché si chiude la fabbrica che produce gli autobus, mentre le direttive della Comunità Europea ci dicono che dobbiamo, ecco una cosa veramente da rottamare, dobbiamo rottamare i vecchi autobus perché non sono più in regola con le norme sull'inquinamento. Allora ci sarebbe bisogno, non so se io riesco a spiegarmi, noi siamo nella condizione in cui non soltanto dobbiamo discutere di diritti delle persone, scusate, se dopo 30 anni in cui l'unico argomento è stato il profitto e la religione del profitto, qualcuno alza un dito e dice le creature, gli esseri umani forse sono un po' più importanti del profitto, magari non hanno. Ma noi volevamo anche discutere di che cosa fare, come rilanciare l'economia, quali sono le cose da produrre. Allora io dico, politica industriale, io l'ho fatta in Puglia. Oggi se prendete i giornali pugliesi ci sono notizie da record della mia regione, di cui sono molto orgoglioso. Prima regione d'Italia per crescita dell'export, con più 17,9%. Prima regione d'Italia per crescita dell'occupazione nel pieno di questa crisi, più 55.000 addetti nel secondo trimestre del 2012. Prima regione per spesa comunitaria, abbiamo battuto anche le regioni del nord, abbiamo speso più del 78% di quanto avremmo dovuto spendere. Quindi, ma mi vanto per indicare un modello. Il modello è stato questo, io ho fatto politica industriale, non ho regalato i soldi alle imprese, ho detto alle imprese io finanzio l'innovazione, finanzio la stabilizzazione del lavoro, finanzio l'internazionalizzazione, cioè vi aiuto a mettervi insieme. In Puglia sono 300.000 partite IVA, che fanno? Come fanno a competere nei mercati globali? Tanti, vi ricordate le avventure di Gulliver?
e i lillipuziani, quelle creature infinitamente piccole. Ecco, le nostre imprese sono come i lillipuziani, e la globalizzazione è Gulliver, le grandi multinazionali che arrivano, fanno uno starnuto e possono sterminare decine di migliaia di aziende. Ogni giorno più di 1000 aziende muoiono in Italia, dice la CGIA di Mestre, ogni giorno più di 1000 aziende. Allora, io ho detto, voi non potete andare nell'oceano della competizione globale da solo, no? Tu, partita IVA, azienda con 5 addetti, con 3 addetti, con 2 addetti, azienda a conduzione familiare, ma dove vai? Vuoi competere con i giganti dell'economia mondiale? Ma se vi mettete insieme, io finanzio i distretti produttivi di filiera, cioè tutti coloro che hanno produzioni analoghe, li mettiamo insieme. E poi finanzio i laboratori di ricerca che aiutano questi distretti di filiera a studiare come si cambia la qualità del prodotto. Cioè, tu non puoi vincere la sfida della competizione se porti in Cina le magliette, le mutande fatte nei sottoscala di Barletta, pagando una lavoratrice 2 euro all'ora o 1 euro e mezzo all'ora, facendo un prodotto di scarsa qualità e pensando che tu possa vincere la competizione con quelli che le fanno negli scantinati di Pechino o di Shanghai e pagano un centesimo all'ora le loro lavoratrici. Non ce la fai! La competizione sullo schiavismo non è soltanto orribile, ma inefficace. Cioè, non sei soltanto uno che ferisce i diritti, per esempio, delle giovani lavoratrici prigioniere negli scantinati a fare un tessile di scarsa qualità. Non ferisci solo il suo diritto a un lavoro decente, ma tu vai a sbattere, non ce la farai. A Barletta, per esempio, noi, negli anni in cui è entrato in crisi il calzaturiero e il tessile, abbiamo spinto perché nascesse un nuovo distretto. Abbiamo costituito, sulle ceneri delle vecchie fabbriche di calzature, abbiamo costruito un distretto di calzature di sicurezza, cioè le calzature da lavoro, perché chi lavora in fonderia vicino, per esempio, a una fornace in cui può, diciamo, correre dei rischi, chi lavora sulle gru, chi lavora sulle impalcature dei cantieri, ciascun mestiere a rischio ha bisogno di indumenti, di calzature particolari. Beh, in 2 anni noi abbiamo finanziato un distretto che è diventato il primo distretto al mondo per calzature di sicurezza, e quello che era un pezzo di crisi si è capovolto in un pezzo di straordinaria nuova ricchezza che non c'era. Bisogna... La politica industriale la fai quando aiuti la ricerca, ha parlato l'amica dell'Enea. Allora, per dire un'altra cosa, nei nostri laboratori di ricerca, io sono partito da zero, cioè nella mia regione dal 2000 al 2005, per le politiche dell'innovazione sono stati spesi 70 milioni di euro. Quando io, diciamo, sono diventato presidente, dal 2005 al 2010, per politiche dell'innovazione abbiamo speso 1 miliardo 740 milioni di euro. E abbiamo dei risultati, perché se in Puglia, nel distretto dell'aerospazio, si inventa la fibra di carbonio con cui costruire l'aeroplano, succede che un aeroplano di 300 posti, fatto con fibre di carbonio, rispetto ad un aeroplano fatto con l'alluminio, pesa la metà, consuma il 30% in meno di carburante, inquina il 30% in meno, e ho l'aeroplano del futuro e posso dare lavoro a centinaia e centinaia di ingegneri in un settore in cui, appunto, la modernità trascina l'occupazione, porta avanti la possibilità di dare buon lavoro soprattutto a chi ha competenze importanti. Nello stesso tempo non bisogna, per quello che mi riguarda, disdegnare, diciamo, le possibilità legate ai mondi più tradizionali. Io sono stato felice di diplomare i primi 2 ragazzi maniscalchi. Il maniscalco, il cestaio, il tornitore, gli antichi mestieri. Ho fatto un bando che si chiama Antichi Mestieri, lo finanzio con 10 milioni di euro. E, diciamo, in qualche maniera rispondo a un problema. Noi abbiamo le famose ceramiche di grottaglie, o le famose ceramiche del mio paese,
che nascono da una tradizione secolare e non abbiamo più i tornitori, non abbiamo più i decoratori, mancano le figure professionali di un prodotto, la ceramica di Grottaglie, che invece va in giro per il mondo, viene apprezzato e a mercato, capisci? Oppure arrivano, ho visto il maestro Riccardo Muti, che ha passeggiato per il mio paese e a un certo punto mi ha telefonato perché ha detto: ma io ho incontrato questo artista dei cesti, un cestaio, veramente è un vecchio anziano che si lamentava del fatto che è morto lui, probabilmente quella sapienza produttiva, quella sapienza artigianale si sarebbe persa. E io il giorno dopo quel vecchio l'ho convocato e abbiamo detto: facciamo un corso di formazione, ti vogliamo come istruttore, perché tu puoi mettere in piedi 4, 5, 10 giovani formati a questa meraviglia, capacità artigianale, che avranno posti di lavoro perché c'è un mercato per i prodotti di qualità. Io non so se mi spiego, noi dobbiamo immaginare che il lavoro non è la manna che cade dal cielo, siccome la crisi per noi è come la traversata del deserto, non c'è manna, non c'è salvezza se rimaniamo inerti di fronte alla necessità di mettere in campo politiche attive per il lavoro. E le politiche attive per il lavoro si mettono in campo, uno, se rilanci l'industria, se sei in grado di capire oggi che c'è un'industria anche di tipo nuovo, quella che produce creatività, l'industria legata al cinema, legata allo spettacolo, legata ai beni culturali. Nella mia regione l'investimento su questi argomenti ha prodotto la nascita, diciamo, di un sistema di impresa che prima non c'era e di posti di lavoro che prima non c'erano. Sapete che cosa significa l'investimento sul cinema? Che negli ultimi 2 anni, avendo costruito 2 fabbriche del cinema, se voi venite a Bari, venite a Lecce, potete chiedere dove è il Cineporto e vi fanno vedere questo strano luogo. Arriva una produzione da Hollywood, arriva una multinazionale del cinema, vuol fare un film in Puglia, arriva da noi, è come se una nave attracca in un porto, trova in quel luogo già predisposte le arti e i mestieri che servono per fare un film, trova i falegnami, trova gli esperti di trucco e parrucco, sono pugliesi che cominciano a lavorare in Puglia amando il cinema, e quando ha girato un film in Puglia, quel film fa il giro del mondo come un ambasciatore, racconta della nostra terra. Quando Ferzan Özpetek ha girato, l'autore delle Fate ignoranti, no? Quando ha fatto il film a Lecce, Mine vaganti, questo film ha sbancato al botteghino americano e l'anno successivo io ho avuto un'impennata di turisti americani verso la Puglia, perché hanno scoperto l'incanto del barocco o della campagna nostra, che come sapete è bella almeno quanto la campagna vostra. Ecco, allora, il lavoro, bisogna costruire il lavoro. C'è un'altra grande industria di cui non si parla mai in politica, ed è l'agricoltura. Ma si può immaginare che noi continuiamo a disinteressarci di agricoltura? No? Che il potenziale economico più straordinario che abbiamo. Dovendo fare un discorso di verità elementare al mondo agricolo, io l'ho fatta così ai miei, alla Coldiretti, alla CIA, alla Confagricoltura, gli ho detto: innanzitutto seppelliamo i morti, perché ci sono tante cose che non meritano di vivere, che non hanno mercato, e dobbiamo tra i morti seppellire le nostre pigrizie culturali. Basta con l'abuso della chimica in agricoltura, basta con un'idea di produzione consumistica, dobbiamo recuperare le produzioni di qualità, no? Noi abbiamo uva da tavola che non ha mercato, che serve semplicemente, quando l'hai tagliata, a fare le manifestazioni di protesta e a chiedere a Bruxelles qualche deroga alle norme della politica agricola comunitaria per poterle trasformare magari in alcol. Serve a niente. Mentre abbiamo reimpiantato gli antichi vitigni e abbiamo imparato a mettere il vino nelle bottiglie. Pensate, la Puglia non faceva vino, nel senso che facevamo il semilavorato per la Toscana. E avevamo, diciamo così, il merito di fare buon vino del Nord Italia. Poi facevamo ottimo olio extravergine per Alta Italia.
perché anche il nostro olio veniva imbottigliato in Toscana e in Liguria. Abbiamo detto no. Intanto portiamo i laureati dentro le campagne, portiamo gli studiosi di qualità del legno per capire qual è il legno migliore per le botti migliori per il negro amaro piuttosto che per il rosé, piuttosto che per il primitivo di Manduria. Vediamo. E cerchiamo di studiare i nuovi processi di vinificazione. Compagni e compagni, mai potevo immaginare di andare a Bruxelles a fare una battaglia bolscevica a difesa del vino rosato. Con la bandiera in mano, non sto scherzando. Ve lo dico perché a un certo punto mi giunse la notizia che a Bruxelles stavano decidendo di classificare il vino rosato come vino di mescita, cioè come mescolanza di vino rosso e vino bianco. Potete immaginare, l'Italia è il secondo produttore di vino rosato al mondo dopo la Francia e la Puglia fa la metà di tutto il vino rosato che si fa in Italia. Quindi ho organizzato le truppe e sono andato la marcia su Bruxelles. E ho fatto la mia perorazione, ho detto signori di Bruxelles, il vino rosato non è figlio di un dio minore, ma anzi ha un processo di vinificazione persino più sofisticato e più complesso del vino bianco e del vino rosso. Quest'anno abbiamo inventato le bollicine, uno champagne alla pugliese. Voi sapete che noi tra Bari e Parigi vediamo strane analogie, non so come facciamo, però riusciamo. E allora oggi noi siamo, diciamo così, produttori del vino più venduto nei supermercati in Italia, perché il Negro Amaro nel giro di pochi anni ha guadagnato questo record. Quest'anno è stato l'anno in cui è esploso il Nero di Troia, cioè abbiamo una ricchezza che entra dalla qualità, dall'immissione sul mercato di prodotti di qualità, non di lamenti, ma di innovazioni. E contemporaneamente, per me uno dei giorni più belli della mia esperienza di governo è quando ho incontrato i 2000 giovani che hanno avuto il primo insediamento, cioè il finanziamento per insediarsi con nuove attività di imprenditoria agricola. E poi vi devo dire anche un'altra cosa, il suolo agricolo può essere, diciamo, utile per tanti tipi di lavoro. Voi immagino che abbiate un patrimonio di ruderi, magari di proprietà della regione, no? I patrimoni degli enti irrigazioni, dei consorzi di bonifica. Se si va per le campagne di tutta Italia si vedono masserie diroccate, casupole. Noi li abbiamo quasi tutti ristrutturati e li abbiamo destinati a due usi. Uno è il turismo rurale, e vi assicuro che io non sono di un paese turistico. Il paese mio, in provincia di Bari, si chiama Terlizzi, è famoso per la produzione di fiori, ma non è un paese, ma non è un paese turistico. Eppure nella campagna nostra, che è una campagna proprio, è la campagna vera, non so, aspra, bisogna avere propensioni monacali per andare in vacanza in quella campagna, no? Cioè bisogna dedicarsi agli esercizi spirituali, ma io non potevo mai immaginare che nell'agriturismo di Terlizzi potessero fare la villeggiatura un pezzo della famiglia reale d'Inghilterra. E noi abbiamo una riscoperta mondiale del fascino del turismo rurale. E quelle che prima erano ruderi, case diroccate, oggi sono resort anche importanti che accolgono e danno lavoro a tanti tanti giovani. Così come un'altra parte del patrimonio dei nostri ruderi, le masserie soprattutto, le abbiamo trasformate in masserie didattiche. Ma io ho detto, ma insomma, possiamo portare 5-6 nuclei di famiglie giovani a vivere in campagna? A dirgli, vi diamo un pezzo di campagna, una masseria ristrutturata, fate un po' di coltivazione, un po' di allevamento, vi vendete i vostri prodotti, ma a metà della giornata fate un altro mestiere, accogliete le scuole che vengono con le loro scolaresche a fare educazione ambientale, educazione alla campagna. E voi mi scuserete, ma io trovo questi argomenti più interessanti di Pier Ferdinando Casini. Mi farete discutere. E nelle masterie didattiche abbiamo un po' chiuso il cerchio, perché vedete, abbiamo in tutte le scuole fatto partire i progetti di educazione alimentare. C'è un problema gigantesco anche nel Lazio.
è il problema dell'obesità dei bambini. Badate, è ridicolo che nel paese della dieta mediterranea cresca in maniera impressionante la percentuale dei bambini e dei minori affetti da obesità. Un bambino obeso è, fra qualche anno, un costo economico insopportabile per la società, perché è un bambino che diventando adulto svilupperà patologie di ogni tipo. E quindi è un problema. Ed è ridicolo che la famiglia spenda 10 volte di più per comprare una merendina che gli fa male e non spenda 10 volte di meno per comprare una mela o una pera o un frutto di stagione che gli fa bene. Cioè c'è il risparmio e c'è l'educazione alimentare, magari la scoperta di cosa sono i frutti di stagione e di che cosa sono le stagioni e di che cos'è la campagna, cioè la scoperta del mondo. Insomma, tutto questo per dire che noi non possiamo uscire da questa crisi se non ragioniamo sulle ragioni vere della crisi. Dice il Presidente del Consiglio Mario Monti, la crisi è frutto di decenni di buonismo sociale. E dicono molti di questi soloni che vanno in televisione, abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. Chi esattamente? Chi ha vissuto al di sopra? Diciamo, se prendete una regione particolarmente bella e particolarmente sventurata come la Sardegna, quelli che erano a Porto Cervo al Billionaire e quelli che sono nelle viscere del Sulcis hanno vissuto tutti alla stessa maniera? Oppure la povertà di una parte crescente del paese è stato il prezzo della ricchezza drogata e parassitaria di un'altra parte del paese? No. La prima ragione della crisi è questa, è il mutarpelle del capitalismo mondiale, che è scivolato dalla condizione di capitalismo industriale alla condizione di capitalismo finanziario. Tanti imprenditori hanno smesso di investire il denaro del loro profitto per migliorare le produzioni e per guadagnare di più attraverso l'economia reale, ma hanno preso il profitto e hanno investito in borsa, hanno comprato titoli nei mercati azionari, hanno cominciato ad arricchirsi facendo la speculazione e si è costruita l'idea che la ricchezza poteva essere prodotta dalla ricchezza e non dal lavoro, che i soldi a un certo punto potessero diventare, come posso dire, non una convenzione. I soldi, ci diceva un capo dei Pelle Rosse, tu non te li puoi mangiare. Quindi i soldi hanno un valore se scambiano relazioni tra le persone, ma in sé non hanno un valore. Quando nel 2008 l'economia finanziaria era, così è stata fotografata, 10 volte più del prodotto interno lordo, cioè 10 volte di più dell'economia reale, allora era chiaro che quella era una bolla speculativa che rischiava di esplodere in faccia, ma non esplosa in faccia a chi l'ha prodotta, esplosa in faccia al ceto medio, esplosa in faccia alla classe lavoratrice e soprattutto esplosa in faccia a una giovane generazione che per la prima volta ha avuto come destino la morte del futuro. Non era mai accaduto che si disperdesse il principale capitale sociale che ogni società ha a disposizione, la fiducia nel futuro. Questi hanno ucciso il futuro, questo è un punto chiaro. E allora io non vedo soluzione alla crisi se non si parte dal dovere di regolamentare i mercati finanziari. Io non demonizzo il mercato e non demonizzo neanche il mercato finanziario, anche se penso che in un qualunque programma, diciamo, di governo bisogna porre a livello internazionale la questione della lotta contro i paradisi fiscali, della lotta sì contro le isole Cayman e i luoghi analoghi che rappresentano uno scandalo, perché sono le lavatrici in cui si lava il denaro sporco e il denaro delle mafie, bisogna lottare contro. Ma la conquista del potere da parte delle lobby finanziarie, la costruzione
di questo racconto, di questa ideologia, no? Che ci ha cambiato tutti noi, ha cambiato noi nella nostra testa. Ma scusate, ma io ho sotto casa mia un disoccupato che è appassionato delle vicende della borsa. Ha sempre l'impressione che l'andamento della borsa lo riguardi, e possibilmente lo riguarda, ma nel senso che lui ha completamente introiettato un'idea malata dell'economia, è scisso dalla sua condizione, è appassionato di indice Nibdel. Non so se io riesco a spiegarmi. Bisogna rimettere in un cantuccio il mondo della finanza, bisogna che la politica torni sul trono, eserciti il comando e dica che i mercati finanziari non possono mettere a repentaglio la vita delle nostre società. Io mi sono trovato concretamente, perché voglio uscire fuori di metafora, a gestire due carine eredità che mi ha dato la destra, due bond, due mutui, con una banca d'affari americana, non dico il nome, questi due bond, uno fatto dalla regione e l'altro fatto dall'acquedotto, uno di 830 milioni di euro e l'altro di 870 milioni di euro. Quello fatto dalla regione serviva per mettere nel bond, cioè nel mutuo, tutto il disavanzo sanitario e presentarsi così come, diciamo, dei ragionieri efficienti. Il punto è che nel bond della regione c'erano dei titoli tossici che vincolavano, diciamo, il contratto, impressionanti. Noi abbiamo dovuto correre per rinegoziarlo, e ho fatto una fatica enorme a rinegoziarlo, perché se non l'avessi rinegoziato in tempo, la crisi greca, che aveva, diciamo così, i titoli tossici fondamentali, se fallisce la Grecia fallisce la Puglia, questo era scritto nel contratto, allora dovevo rinegoziare prima del crollo greco, così come nel bond di acquedotto. Se fallisce una grande multinazionale americana che poi è fallita, fallisce acquedotto. Fallisce significa che io, che devo restituire, mettiamo, 830 milioni di euro nel giro di 20 anni, improvvisamente mi trovo per contratto che entro 2 giorni devo dare 190 milioni di euro cash alla banca e che oltre gli 870 milioni di euro devo darne altri 500, cioè il default, il fallimento finanziario dell'ente regione, no? Io quando dico bisogna tagliare gli artigli ai mercati finanziari non sto inseguendo le lucciole, guardando gli aquiloni, facendo poesia, guardando le nuvole, no? Mi sto occupando terra terra del fatto che c'è un sistema finanziario che detta a piacimento le regole del gioco, quello che, di cui molti di noi si lamentano, quando le banche che hanno a disposizione prestiti che sono sempre soldi dei contribuenti all'1% di interesse, a loro volta non prestano alle famiglie o alle piccole imprese, o se prestano, prestano al 9, al 10, all'11% di interesse. Pongo una domanda fondamentale: perché gli stati si indebitano per salvare le banche e le banche se ne fottono di salvare le famiglie, le società, eccetera? È una domanda elementare, una domanda semplice. Non so da voi, da noi la polemica è sulle compagnie di assicurazione, che possono fare disfare a piacimento, e magari per noi è difficile poter firmare una polizza di assicurazione per furto di automobile. È previsto nel contratto l'attentato del terrorismo islamico, lo tsunami e diverse eventualità catastrofiche. Ma diciamo, il tema fondamentale dei miei concittadini, che è il furto di automobile, è difficile trovare una compagnia di assicurazioni che preveda questa clausola. Ma per dire, viviamo in un mondo bizzarro e sregolato in cui chi è più forte ha più libertà di considerare le leggi come opzionali, no? Appunto, quante volte il tribunale deve dire a Marchionne che siamo in una repubblica democratica e non in un pezzo? Quante volte bisognerebbe ricordare davvero che le persone, gli uomini e le donne, soprattutto quelli che vivono in quel cono d'ombra che è il lavoro subordinato, il lavoro di fabbrica, il lavoro con la doppia battuta, il lavoro con turni infernali, il lavoro che ti spezza i muscoli,
quante volte dovremmo noi fare lo sforzo di dire che se non parliamo di quella condizione, che ancora oggi è la condizione della stragrande maggioranza degli esseri umani, se non parliamo di quelli, è inutile dire la parola sinistra, perché è una parola vuota se non parliamo del mondo del lavoro. Ma purtroppo la ragione della nostra sconfitta, la sconfitta storica della sinistra, è lì. La destra ha fatto bene il suo mestiere, il problema non l'ha fatto bene la sinistra il suo mestiere, la destra che ha fatto? Ha proposto una società fondata sull'individualismo più violento, sul primato del mercato e sul destino di precarietà dei giovani. Ha costruito il disegno della società della paura, in cui poi tu, singolo individuo, atomo nell'universo, potevi trovare compensazione vedendo l'Isola dei Famosi in TV e drogandoti di cattiva televisione spazzatura, oppure se eri minacciato dalla precarietà o minacciato dalla povertà, questo mondo della destra ti dava in mano un manganello immaginario, qualche volta un manganello vero e proprio, e appena vedevi uno più povero di te, ti avevano riempito la testa del fatto che era lui, quello più povero di te, la ragione del tuo sbandamento, del tuo smarrimento sociale, e hanno organizzato la guerra dei penultimi contro gli ultimi, appunto. I nostri ultimi sono sempre penultimi rispetto agli ultimi che arrivano da mondi più disperati, e la guerra tra i poveri, il divide et impera, è sempre stata una regola aurea per governare meglio le sorti senza cambiare i rapporti sociali, cioè continuare a dominare facendo credere al povero bianco che il suo nemico è il povero nero, e magari al povero nero che il suo nemico è il povero bianco, e in genere, se non si alleano, se dimenticano che il destino dell'umanità è la fraternità e la solidarietà, succede che un gruppo di dominatori continua a dominare sulla scena del mondo. Allora, la destra ha organizzato questo. Pate, la destra ha ucciso la scuola pubblica, mica per cattiveria. Il nostro problema non è stata l'inconsistenza culturale di una strana ministra dell'istruzione, che è apparsa come una figurina da fiabe ottocentesche, la Gelmini, questo fenomeno, questo mistero dell'epoca contemporanea, la Gelmini. Il punto è che per costruire la società della precarietà e un mercato del lavoro fondato sulla precarietà, sul lavoro che non è più un diritto, che non è più la forma della tua autonomia, ma sul lavoro che è frammentato, polverizzato, fatto con contratti che ti danno l'opportunità di un lavoretto per periodi brevi, per fare questo devi smontare la scuola pubblica, perché la scuola ci ha educato a diventare cittadini, la scuola ha educato alla società. Questo non va bene, perché si ficcano pensieri inquieti, si comincia, diciamo, a immaginare di possedere gli strumenti per esercitare la propria autonomia intellettuale, no? Io lo dico con degli esempi semplici, ma se tuo figlio veramente si mette a studiare i principi della termodinamica, può darsi che si fa delle idee precise su chi ha prodotto la crisi ambientale del pianeta. O se tua figlia si mette a studiare l'Europa dal 1914 al 1945, quell'unica grande guerra civile che ha fatto 50 milioni di morti e dalla cui pancia è nato Auschwitz e l'universo concentrazionario, e se tua figlia scopre, studiando, diciamo, le due guerre mondiali e il nazifascismo, che gli industriali, quelli italiani come quelli tedeschi, vollero il fascismo come parentesi felice che serviva a bloccare l'avanzata del movimento dei lavoratori, no? Può darsi che tua figlia si fa delle strane idee, diventa magari critica nei confronti dell'ideologia dominante, degli assetti di potere, insomma. E se tutti e due i tuoi figli
dovessero innamorarsi di Giacomo Leopardi, di quello che nella più celebre delle sue poesie, La Ginestra, quando costruisce il suo affresco sulla natura matrigna, no? E quanti di noi pensano che la natura sia matrigna quando vediamo gli eventi estremi che portano, diciamo, il caos e la morte nella vita quotidiana? Ma contro la natura matrigna, dice Leopardi, c'è una unica medicina, che è la solidarietà umana, dice lui, fare catena umana. Pensate, dopo 30 anni di bombardamento individualista e di imbecillità comica e pornografica in TV, recuperare Giacomo Leopardi sarebbe rivoluzionario. Allora, bisognava distruggere la scuola, per quello che aveva detto Margaret Thatcher, diciamo la più importante esponente della rivoluzione della destra negli ultimi decenni. Lo aveva detto in una frase esemplare: la società non esiste, esistono solo gli individui. Appunto, questo è il manifesto della destra. Per questo Romney negli Stati Uniti d'America, quando Obama dice assistenza sanitaria, gli dice: tu sei un comunista. L'idea che arriva un'ambulanza perché un vecchio è cascato per la strada e che chi scende dall'ambulanza soccorre il vecchio, non va a frugare nelle sue tasche per vedere se ha una polizza di assicurazione o se ha un bancomat per scoprire le schede. Questo lo chiamano comunismo, io lo chiamo civiltà, è la civiltà europea. E quindi se la società non esiste, appunto, non ci sono diritti sociali. E la scuola deve cambiare missione. Vedete, non ci sbagliamo. La privatizzazione della scuola non consiste nel fatto che arrivano le aziende e si comprano i licei. Non credo che le aziende avrebbero tanta intenzione di investire risorse economiche nell'acquisto di pezzi del sistema scolastico. La privatizzazione è più di fondo, è più profonda. Se ho detto prima la scuola forma cittadini ed educa alla società, la privatizzazione è questo: la scuola della Gelmini forma clienti ed educa al mercato. Questa è lo stravolgimento epocale. Ed educa, diciamo, e ti addestra alla precarietà. E se posso dirlo, tra tante cose concrete che bisogna fare quando andremo al governo per mettere al centro dell'agenda di governo il rilancio della scuola pubblica e dell'università, per quello che mi riguarda, ne dico una che non costa niente e che è simbolica, però per me è importante. Vorrei cancellare l'attuale sistema di valutazione. Vorrei che tornassero i voti, perché l'idea che un bambino a 6 anni, a 7 anni ha già il peso dei debiti o dei crediti, per me è veramente evocativa di un'educazione mercantile. Abbia i voti, non abbia i crediti e i debiti, no? Povera creatura, prima di introdurlo nel mondo market, facciamolo giocare un po', no? Ecco, allora mi avvio a concludere. Quello che intendo dire è che il berlusconismo è stata una stagione lunga, che è cominciata molto prima dell'ascesa in campo di Silvio Berlusconi. Il berlusconismo è cominciato con la crisi della scuola pubblica e con il trionfo della TV commerciale, che ha a poco acquisito il ruolo di autentica fonte di educazione e di formazione delle generazioni, avendo come modello quello della competizione anche intrafamiliare. Abbiamo visto trasmissioni dell'horror in cui padri e madri se la cantavano di santa ragione e in cui andava in scena l'impudicizia, l'esibizione del proprio ombelico, dei propri rumori più intimi, una schifezza, diciamo una diseducazione di massa che ha comportato l'impoverimento del vocabolario, l'involgarimento del vocabolario. E abbiamo avuto una classe dirigente, lo dico ancora all'amica dell'Enea,
che ha fatto del maschilismo più greve una specie di ragione di vanto. Hanno quotidianamente giocato con le donne, con il corpo delle donne, con la libertà, la dignità e la competenza delle donne, come un cacciatore gioca con la sua preda durante le stagioni venatorie. Hanno umiliato costantemente il ruolo della donna, e per questo io su questo punto dissento dall'amica dell'Enea. Io penso che non ci dobbiamo battere per le quote rosa, ma per la parità di genere, per la parità di genere. Quando sono stato rieletto nel 2010, mi sono trovato un parlamentino in Puglia, in consiglio regionale, di 67 maschi e 3 donne. Il minimo che potevo fare era un governo regionale di 7 uomini e 7 donne. E vi assicuro, si tratta di allenarci a una contesa di lungo periodo, appunto, perché bisogna rimettere al centro la cultura. Tremonti diceva: la cultura non si mangia. Un paese come l'Italia, che ha 1,5 milioni di addetti nell'industria dello spettacolo, che oggi rischiano la rottamazione, un paese come l'Italia, che è il più grande patrimonio archeologico, artistico, storico del mondo, e che lascia che la più grande città archeologica del mondo, che è Pompei, cada in rovina, un paese in cui sono a rischio di chiusura gli archivi, le biblioteche, una parte dei musei, un paese che ha sotto i piedi dei musei un materiale sterminato che ancora va catalogato e recuperato, e quello potrebbe essere motivo di una ricchezza sconfinata, perché cresce nel mondo l'economia della qualità della vita, del buon vivere, l'economia dell'intrattenimento, dello svago, della produzione di beni immateriali, e noi dovremmo investire su quello. Allora, io penso che oggi siamo giunti al punto in cui bisogna compiere delle scelte. Le scelte sono facili e anche complesse. Il rigore sì, ma il rigore non nei confronti degli investimenti, dell'apertura dei cantieri. Il rigore deve essere inflessibile per quanto riguarda l'allestimento delle macchine burocratiche, quello che noi chiamiamo la spesa corrente. Lì bisogna dimagrire il più possibile, bisogna stringere la cinghia, ma per le risorse che sono destinate ad aprire i cantieri non bisogna avere i vincoli del patto di stabilità. Questa è la mia polemica con Monti, e io sto disobbedendo al patto di stabilità, perché disobbedendo io riesco a liberare di qui fino al 31 di dicembre, per una regione grande come la mia, 500 milioni di euro immediatamente cantierabili, e posso pagare gli stati di avanzamento dei cantieri, che sono un fatto fondamentale. Lo dico con una maniera più semplice, così ci spieghiamo, perché badate, di questo bisogna parlare. Io ho tanti soldi in cassaforte perché la Regione Puglia ha una conduzione virtuosa delle proprie finanze, però il governo mi dice: a un certo punto non puoi spendere più, puoi spendere fino a una certa soglia, e di anno in anno la soglia si abbassa, posso spendere sempre di meno. Ma io per poter ricevere i soldi da Bruxelles, dalla Comunità Europea, devo mettere delle quote di cofinanziamento, ma anche quelle quote di cofinanziamento rientrano nella somma del patto di stabilità, mi strangolano. Ma se viene uno che sta costruendo una rete fognante, che ha 20 lavoratori, che ha bisogno di liquidità, gli devo pagare il terzo stato di avanzamento, la banca non gli presta soldi, io gli dico no, Monti mi ha detto stop, non posso più darti soldi, ce li ho in cassaforte ma non te li posso dare, quello lì fallirà, licenzierà 20 persone e la rete fognante non sarà completata, e in quel territorio quando pioverà ci saranno danni ambientali che dovremo affrontare con i soldi del contribuente. A voi pare una cosa logica questa? O è più logico dire: andate al diavolo voi con il vostro mito del patto di stabilità, ma io vi consento di completare il cantiere, mi consento di completare l'opera, di dare un'opera. Ecco, tutto questo, amici miei, dentro questa gara delle primarie, dentro una speranza che il centro-sinistra possa imparare dai propri errori. Io sono molto inquieto quando il mio amico sindaco di Firenze cita Tony Blair come suo punto di riferimento. All'epoca di Tony Blair
quando hanno pensato che la sinistra dovesse fare le stesse cose che fa la destra, in Europa c'erano 23 governi di sinistra su 25. Dopo il blairismo, in Europa abbiamo avuto 25 governi di destra su 27. Cioè, la sinistra che ha alzato bandiera bianca, che ha detto che il liberismo era un cavallo da cavalcare, ha portato tutta l'Europa a destra. È l'Europa in cui si è cominciato a smantellare il welfare, si è cominciato a devastare le principali conquiste del Novecento. Caro Matteo Renzi, io forse sono nostalgico del Novecento, ma il modo con il quale voi volete uscire dal Novecento non ci porta nel 2000, ci porta nell'Ottocento, quando il lavoro non valeva niente, quando il lavoro era merce povera. Io vorrei entrare in un'epoca nuova e vorrei fare, diciamo, questo salto nel futuro a partire da quella cosa che è proprio il lavoro. È qui che, caro Pierluigi Bersani, noi ci troviamo bene insieme, ma soltanto con le parole e non con i fatti. Perché le tue parole, io le apprezzo molto, le parole di Bersani le apprezzo molto. Apprezzo di meno quando Bersani dà indicazioni di voto e votano per lo sfregio dell'articolo 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori. Per una ragione. Perché quello sfregio è proprio berlusconismo puro, ve lo spiego perché. Perché l'articolo 18 diceva nessuno può essere licenziato senza giusta causa. Quando uno venga licenziato senza giusta causa, un giudice ordina il reintegro sul posto di lavoro. No? La Fornero l'ha cambiato così. Quando uno venga licenziato senza giusta causa, un giudice ordina l'indennizzo. Vedi, caro Bersani, questo è il punto. L'idea che si possano vendere e comprare i diritti, che i diritti possano essere, diciamo, monetizzabili. Io vengo da una storia per la quale è importante dire che ci sono cose che hanno un prezzo, ma ci sono cose che non hanno prezzo e hanno un valore. I diritti dei lavoratori non hanno prezzo, hanno un valore assoluto. E insomma, programma di cambiamento, c'ha delle cose, anche delle idee semplici, no? Ripeto una litania, ma santi Dio, siate anche voi, miei competitor in queste primarie, un po' meno generici. Non stiamo parlando di fenomeni di costume, non bisogna citare Giorgio La Pira o i pacifisti, bisogna dire cose precise. Non è possibile nel pieno di questa crisi economica comprare neanche un solo F-35. Un F-35 in caccia. Un cacciabombardieri, uno strumento di morte, un aereo da combattimento, uno solo, costa 130 milioni di dollari. Capite? Di fronte al fatto che non avete risorse per i malati di SLA e le persone non autosufficienti, è vergognoso immaginare che non si possa rinunciare. È proprio vergognoso. Per me è inaccettabile. Ieri era un anniversario triste per me. Quella mattina mi avevano regalato un biglietto per un viaggio di vacanza. Dovevo partire per Parigi, ero già in aeroporto, mi è arrivata una telefonata, ho lasciato il biglietto e sono andato nelle zone del terremoto. La mia regione e la vicina regione del Molise avevano conosciuto il terremoto. Era 3 novembre del 2001. E sono corso lì nel cratere del terremoto e poi sono andato a San Giuliano di Puglia e non sono più tornato fino ai funerali. Cioè, sono entrato nel cratere di un dolore. Voi dovete credermi, io non ho fatto una vita normale, ho fatto una vita saltando su tutti i puledri più bizzarri e impazziti. Sono stato in guerra, sono stato in guerriglia, sono stato in zone del mondo in cui i miei occhi hanno visto cose brutte, tante cose brutte. Sarajevo nel 93 sotto le bombe, per dirne una, ma quello che hanno visto i miei occhi a San Giuliano di Puglia è uno spettacolo che non si può raccontare. Tutti i bambini nati nel 1996 erano morti, una generazione intera uccisa, non dal terremoto, uccisa dalle condizioni di una scuola, uccise
da un fatto che è sotto gli occhi di tutti. In Italia il 60% del patrimonio di edilizia scolastica è fatiscente, talvolta in condizioni di pericolo. E questo ha a che fare con i valori fondanti della nostra società. Una famiglia affida alla scuola con una fiducia talvolta cieca le proprie creature, perché alla scuola è consegnato il compito più importante, l'educazione dei bambini. Non è possibile che un bambino che va a scuola non torni più, perché i costruttori si sono arricchiti magari mescolando il cemento armato con la sabbia, come è accaduto nella casa dello studente dell'Aquila. Allora dobbiamo fermarci, dobbiamo fare un bilancio e dobbiamo decidere una svolta autentica. Noi siamo veramente come nella condizione che veniva segnalata da un filosofo di tanti millenni fa, cinese, Lao Tse. Diceva così: quello che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla. Vedete, il bruco nel suo bozzolo, quando romperà il bozzolo, morirà, nel senso che si trasformerà in farfalla, ma per il bruco la rottura del bozzolo è la fine del suo mondo, ma per noi che siamo fuori dal bozzolo, la rottura del bozzolo è una meraviglia chiamata farfalla. Noi siamo in quella condizione, siamo dentro un bozzolo, prigionieri di un mondo antico, con tutte le sue pigrizie culturali, la sua sciatteria, le sue urla, le sue imprecazioni. Dobbiamo decidere se moriamo soffocati dentro al bozzolo o se abbiamo il coraggio di romperlo il bozzolo, rischiando quello che si rischia con il volo, ma cercando di diventare farfalla. Guardate, è una cosa molto importante. Oggi siamo chiamati non a rinverdire la nostalgia del passato. Tutto è cambiato, tutto sta cambiando. Dobbiamo avere curiosità, dobbiamo mescolare i linguaggi, dobbiamo imparare molto. Non si può fare politica con le battute e gli spot, non si può fare politica con frasi inventate in qualche laboratorio da qualche artigiano della comunicazione mediatica. Si fa politica mettendosi in ascolto delle domande della vita, si fa politica essendo capaci di restituire a una parte crescente di popolo disincantato e talvolta disperato una speranza concreta di cambiamento. Per noi è più difficile. Ve lo dico perché per me sarebbe più facile emulare Beppe Grillo, rappresentare la complessità del mondo come un'invenzione del maligno e dire una bella bestemmia liberatrice, salvifica, la magia delle parole cattive che diventano un abracadabra che apre la porta del futuro. Non è mai stato così. Il movimento contadino e operaio, la povera gente, non ha cambiato il mondo usando le parole, diciamo, in forma come corpi contundenti. Non ha visto migliorare le proprie condizioni di vita perché ha fatto crescere l'onda dell'antipolitica. Hanno fatto un'altra operazione. I nostri, vedete, ieri ero a parlarvi di Vittorio e del piano del lavoro del 1949 di Giuseppe Di Vittorio. Lui ha detto alla sua povera gente: possiamo cambiare il mondo se impariamo di più, se diventiamo, sia pure da una condizione di servi della gleba, competenti sulla storia del mondo, competenti sulla discriminazione, competenti sull'ingiustizia, ma anche competenti sulla terra. La povera gente ha imparato a dire le parole che le mancavano e la cultura ha consentito ai movimenti di cambiamento di crescere e di segnare la storia del mondo. So che è più difficile, è meglio rivolgersi a una platea sollecitando il basso ventre piuttosto che sollecitando il cuore e il cervello. Io penso che noi o restituiamo alla politica l'eleganza di una passione nobile oppure saremo travolti da una buia notte. Grazie. Grazie, buon appetito!